Ok, buongiorno a tutti quanti, benvenuti a questa seconda sessione di corsi dedicati a Ingenious. Credo che molti di voi mi conoscano già, comunque per chi non mi conoscesse mi chiamo Claudio Rizzi e sono il brand manager di Ingenious qui all'interno di Alias. Come dicevo, questa è il secondo evento comunque dedicato alle certificazioni Ingenious. Abbiamo una terza data schedulata per il 26 di giugno, quindi che tratterà la certificazione ECWP, e molto probabilmente, qui vi do giusto uno spoiler, cercheremo di attivare anche un corso in presenza della durata di mezza giornata nella zona del centro Italia. Ne abbiamo già fatto uno al nord, diciamo nei mesi precedenti, molto probabilmente zona Roma, ecco, limitrofe, faremo un corso in presenza, riceverete comunque comunicazione da parte nostra con molto anticipo, comunque se dovesse tenersi verso la fine di giugno. Niente, io vi lascio al corso di Alessandro, ci risentiamo alla fine del webinar per gli ultimi saluti, le ultime indicazioni. Grazie. Grazie Claudio. Allora, intanto buongiorno a tutti, benvenuti in questo webinar. Allora, saluto tutti ovviamente. La prima domanda sorge spontanea. Qualcuno ha già ottenuto qualche certifica prima che andiamo a bomba con il come ci si registra? Che sembrerà scontato, ma troppo non lo è. Quindi, giusto anche un po' per cari. Ecco, Nicolino Lodo dice, io tutte e tre. E allora tu sei ancora più bravo perché sei la certifica. Un altro cliente dice no, devo fare ancora la prima, o quella vecchia, va bene, quindi tra un po' non varrà più, quindi ti devi certificare. Un altro cliente dice io ne ho due, va bene. Ok, quindi vi siete già registrati all'interno dell'Academy, no? Molto semplice, qua c'è il sito da andare a digitare sul vostro browser, cliccare sul pulsante Sign Up e a quel punto compilare tutta una serie di parametri, tra cui anche il partner ID. Il partner ID si ricava tramite il partner portal, andando nella sezione profilo, quindi al punto 3, e poi al punto 4, nella parte company info, troveremo il company ID. Di solito solitamente è la partita IVA. Io dico sempre, mettete qua company ID e partita IVA, poi dopo avete modo di andare a cercarlo successivamente. Oppure potete mettere 1, 2, 3, 4, 5, un codice a caso, poi lo potete modificare anche post registrazione, ok? Ci sono tantissimi benefici che potete avere tramite le certificazioni che ottenete e anche un rebate per fatturati superiori ai 100K che viene erogato sempre tramite il distributore, comunque chiedete a Claudio tutte le varie informazioni. Diciamo, benefici più tangibili nel senso di toccare qualcosa, avete la possibilità di ricevere dei prodotti in omaggio, cosa? Un access point, uno switch o entrambi, in base alle certificazioni che andate ad ottenere. Questa, chiamiamolo beneficio, promozione mi sembra una roba da volantino del supermercato, questo beneficio è disponibile fino al 30 giugno, salvo eventuali proroghe e o limitazioni, perché noi l'abbiamo creato già da diverso tempo, magari non sarebbe stato più disponibile, quindi poteva essere che l'anticipavamo la chiusura. Ad oggi è fissata al 30 giugno, che ormai siamo addirittura di arrivo, potrebbe essere soggetto a proroghe. Quindi, in soldoni, cosa succede? Se voi avete, queste sono le quattro certifiche in ordine cronologico, ECNS non avete nulla, ECNP uno switch, ECVP avete un access point, e per le CSP per ora niente, ma in futuro non sappiamo se potremmo aggiungere anche un beneficio riguardo a questo tipo di certificazione. Tutti i vantaggi li trovate all'interno del nostro partner portal, nella sezione aumenta i profitti, partner program. La tabella ancora in inglese verrà, credo che sia stata inviata ieri da Francesca, che è la ragazza del marketing di Ingenious Italia.
Comunque verrà messa anche a breve in lingua italiana. Oggi andiamo a fare un po' una panoramica dell'Engineers Cloud, parleremo dei fondamenti di rete, come si inizializza un sistema cloud, come si gestisce, come si monitora. Diciamo cenni riguardo alla sicurezza, che sono sempre importanti, qualche strumento di diagnostica, ma molto, molto, molto veloce, anche tutta la parte di monitoring, secondo me, è molto veloce, e poi l'esame CNP. Qua io faccio un piccolo cappello. Nell'ultimo webinar europeo che ho fatto in lingua inglese, ho chiesto a 10 partecipanti se poteva interessare un futuro webinar che ho in programma alla fine di maggio. Potrei cambiare il topic riguardo al parliamo del sistema cloud, del monitoraggio e soprattutto della parte di strumenti di diagnostica. Cioè, cosa vuol dire? Quando un cliente, cioè non solo parliamo di installare nuovi prodotti, non solo parliamo di mettere prodotti con miglior tecnologia, non solo parliamo di installare Ingenius, ma vorrei anche passare il concetto di diagnosticare tramite un sistema, quello di Ingenius Cloud, che ci dà una marea di funzioni per poter appunto andare a fare tutta una sorta di debug. Quindi, domanda, quindi a Pietro chat, potrebbe interessare quindi un webinar focalizzato solo sulla parte di diagnostic. Io tirerei via anche la sicurezza, sicuro non mi interessa. Monitoraggio non mi interessa, io metterei proprio il debug, quindi gli strumenti di diagnostica. Ecco, tanti scrivono. Certo. Nicolino ha detto una cosa interessante. Quando parliamo di strumenti di diagnostica, ovviamente parliamo anche di, cioè, come recepire i problemi del nostro cliente, come analizzarli e come andare ad agire. Ovviamente ogni caso è a sé stante. Ci sono 200 milioni di variabili, quindi è impossibile coprire tutto. Però possiamo andare a fare una sorta di disamina della serie. Io ricevo un problema da parte di un nostro cliente, che può essere un problema per qualcuno banale, per altri complicato, quindi un problema, e devo affrontarlo. Quindi come lo affronto? Lo affronto in diversi modi, con degli strumenti di diagnostica, con un monitoraggio magari costante di quel dispositivo, e quindi vado a capire se da parte nostra, da parte vostra, potete fare qualcosa agendo sulla configurazione, anche, come diceva Nicolino, per la parte di radio settings, quindi andare a modificare un canale, l'ampiezza canale, abilitare il DCS per lo scanning dei canali e quant'altro, oppure andare a fare una sorta di altre migliorie, magari un po' più semplici, che richiedono meno tempo. Quindi una sorta di questo discorso qua. Ovviamente in questo ambito ci si divide poi tra chi ha il pro e chi non ha il pro, però ricordo ulteriormente, ancora una volta, per l'ennesima, che da quando voi registrate i prodotti in un sistema cloud, avete un anno di pro gratuito, ok? Quindi, indipendentemente se l'avete acquistato o meno, dovete attivarlo manualmente, il pro gratuito, ok? Quindi sono contento che anche qua abbiamo ricevuto un feedback positivo, Claudio. Sai che il prossimo webinar europeo lo facciamo su quella tematica qua. Interessante, va bene. Cercherò di prepararlo per la fine di maggio, se no lo shifteremo dopo, vediamo. Ok? Quindi rimanete sintonizzati anche sulle pagine di Alias, oltre che a quelle di LinkedIn di Ingenius Networks Italia, che sono molto importanti, in modo tale da essere sempre aggiornati su tutti i vari webinar, i vari corsi, che possono avvenire sia italiano, come facciamo adesso, ma anche in lingua inglese, ok? Sia me che il mio collega Alcindo e quant'altro. Bene, dopo essermi dilungato 10 minuti su una slide inutile, andiamo avanti. Allora, Ingenius offre un cloud con intelligenza artificiale, ok? Quindi abbiamo una serie di informazioni che possono essere coadiuvate per cercare di, anche qua,
cercare di debuggare in maniera più fluida, cercare di capire qual è il problema del cliente, oppure vedere che è tutto a posto. Il cloud è un cloud di tipo FAS, quindi Function as a Service. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che la prima domanda che mi viene fatta è questa. Se io ho un sistema cloud e va via internet e continuo a navigare in Wi-Fi, cioè posso accedere al mio server locale, che non mi interessa avere internet, ma è locale, devo prendere un file, sta in una cartella. Posso fare questo? Assolutamente sì. Il servizio è comunque garantito. Tra l'altro, essendo che noi siamo in hosting su Amazon, è capitato una volta, se va giù Amazon, vanno giù, cioè il problema non si pone. Cioè, è come dire, va giù un server, cioè va giù una ruota Amazon, va giù anche la ridondanza, va giù anche l'altra, quindi va giù tutti i server. Probabilmente non vi porrete il problema di non accedere a Genius Cloud, perché ne avrete altri 66 di siti che saranno sicuramente più importanti per i quali non riuscirete ad accedere. Quindi sostanzialmente tutto può capitare, no? È chiaro. Però abbiamo una SLA del 99,99 periodico. Ok? Tutti i dati che vengono dal cloud, qua vi faccio una domanda a voi. Il nostro cloud dov'è che è allocato? Lo sapete dov'è allocato? Fatemelo sapere nella chat. Oggi voglio carichi, eh? Se no qui, cosa facciamo? Anche Roberto lo voglio carico. In Europa, bravo. In Europa. Però c'è un dettaglio. Che sa che sapete che a me piace essere, diciamo, in realtà questa è una cosa che ho debuggato diversi mesi fa, quindi non so se è cambiato qualcosa, è un'inezia, però giusto per darvi qualche info un po' più in deep, come direbbero gli inglesi. Il nostro cloud, per quanto riguarda il provisioning, è in Europa. No, scusate, per quanto riguarda lo storage. Ma le informazioni di provisioning avvengono dagli Stati Uniti, tendenzialmente. E voi direte, sì, ma non è compliant. No, è vero, perché tanto tutte le informazioni che noi andiamo a stoccare vengono in Europa. Tra l'altro, recentemente ho scoperto che anche talune informazioni arrivano dal server europeo. Probabilmente stanno cercando di splittare le due cose. Questo per essere sempre compliant con la normativa GDPR, che è molto interessante. Molto importante. Ok. Parliamo un po' di fondamenti di rete e poi dopo andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda la pila ISOSI, che come sapete fondamentalmente abbiamo 7 livelli logici, no? Le reti in realtà sono definite nei primi 3 livelli logici. Ok, il livello Wi-Fi si concentra sul livello fisico e sul livello 2 Data Link MAC. Il livello fisico non è altro che un livello proprio fisico. Quindi, se vuoi, io per esempio sono radioamatore, nel momento in cui ho una radio ricetrasmittente, trasmetto su una frequenza, il segnale che viene propagato è un livello 1. Ok? Quando parliamo di uno switch che capisce dove mandare i pacchetti, parliamo già di un livello 2. Quindi immaginate dov'è il livello 1. Il Wi-Fi ovviamente si concentra sul livello 1. Il livello 1 può essere, diciamo, ivi compreso di diverse tecnologie, no? Fibra, piuttosto che un cavo Ethernet, oppure, come dicevamo poc'anzi, lo spettro elettromagnetico e le radiofrequenze in generale. Ma per radiofrequenze intendiamo qualsiasi un cancello fino ad arrivare alla cespuglia. Quello è il livello 1. Ovviamente il livello 1 senza tutti gli altri livelli non fa nulla, e viceversa. Quindi sono tutti livelli che devono parlare tra di loro, perché sennò non c'è coesistenza. Questo è importante, no? Il livello 2 Data Link è un livello che va, diciamo, un po' a fare matching con quello che è un'informazione interessante, ovvero quella del MAC address. Abbiamo
L'altra volta mi sono soffermato su questa slide molto tempo, perché io di questa slide avrei parlato almeno 20 minuti, però è impossibile, no? Diciamo che ogni dispositivo che vuole dialogare, parliamo di Wi-Fi, all'interno di una rete, all'interno di un'infrastruttura, dovrà trasmettere il suo indirizzo fisico, che non è altro che un MAC address. Ora, vi faccio una domanda, che non mi ricordo come... Però comunque, diciamo che di questo MAC address che vedete, quali sono le cifre che identificano il vendor del MAC address? Sono le prime 6. 88DC96, se voi guardate tutti i nostri access point switch, inizieranno tutti per 88DC96. Ok? Quindi, tramite quel MAC vendor ID, noi riusciamo a capire se si tratta di un dispositivo Ingenius, un dispositivo Cisco, un dispositivo Aruba, un dispositivo di un altro brand, un iPhone, un Samsung, quello che volete. Cioè, l'indirizzo fisico in teoria non dovrebbe mai cambiare. Recentemente, negli ultimi paio d'anni, sono stati introdotti dei sistemi chiamati random MAC, cioè che randomizzano il MAC address. Randomizzano il MAC address perché? Perché vogliono cercare di evitare quello che è il tracciamento dei device all'interno di una infrastruttura di rete, ma ne parleremo nelle slide verso la fine. Okay. Il livello 3 invece è un livello IP. Quindi per livello IP intendiamo un livello dove andiamo a capire che c'è un indirizzo IP che può essere in questo caso IPv4 a 32 bit, ma o IPv6 a 128 bit. Domanda per tutti voi. Aprite la chat perché oggi vi voglio super interattivi. Avete mai visto una rete nativa IPv6, cioè che non funziona con IPv4? Quindi non c'è nessun 192.168 bla bla bla. C'è solo IPv6. L'avete vista mai? Nicolino ha già risposto. Grande Nicolino. Mi fa sapere anche Umberto, Andrea, Giuseppe. Roberto? L'hai vista mai una rete IPv6 nativa? Io sinceramente no. A parte i miei stupidi test che ho fatto diversi anni fa. Ecco, tutti no. Perché? Lo vedremo dopo. Non è che c'è un motivo. Allora, perché qui io mi sono cervellato e ho detto, ma perché non viene utilizzato il IPv6? In realtà non so ancora rispondere al motivo. Perché è funzionalissimo. Possiamo evitare addirittura la NAT. Non possiamo avere anche un router, possiamo avere solo un gateway. Eccezionale, no? Però è difficile da riconoscere, cioè da ricordare. Perché? Abbiamo tanti caratteri, qua siamo a 32 bit, immaginate un indirizzo IPv6 a 128 bit. Solo questa questione, perché io spesso mi pongo delle domande, ma perché? E su internet non trovo mai le risposte. Allora poi dopo, magari facendo corsi, trovo il motivo, no? Va bene. Comunque, la subnet mask di un indirizzo IPv4 distingue gli indirizzi che compongono quella rete oppure un'altra, ok? Possiamo avere reti slash 24, slash 32, di solito no, anche gli operatori stentano a dare le slash 32, di solito danno le slash 29, la 248 finale, la da TIM ad esempio, con i suoi 8 IP, che poi in realtà sono 6, utilizzabili, rotabili all'interno di una rete, oppure lato internet, sempre questo lato internet. Lato invece LAN, abbiamo una classica slash 24, vabbè, in sostanza, dalla subnet capiamo quanti dispositivi riusciamo a collegare. Qui dice che una slash, e vi chiedo questa domanda perché è importante, qui dice che, lo faccio vedere, una slash 24, che è la classica rete di tutti i router del mondo, credo, dà a disposizione 256 IP. È giusto? Dice available
address per subnet. No, available address, vediamo. Non dice available address IP. Allora, available address per subnet. Sì, esatto, meno due. Perché uno è il broadcast, l'altro è la rete, inizia, però uno poi dopo studia, dice ma come mai? E si ferma, perché le informazioni sono mai precise. E questa roba mi fa innervosire, che nessuno si pone il problema e via, no? Poi perché uno dice, perché qua sono tutti uno? Perché sono i bit, no? 8, 16, 24 è una slash 24. Se voi guardate questa qui, non so, la 32, 8, 16, 24 è 32. Per quello che il CIDR è 32, no? Quindi bisogna porsi un po' di problemi. Quando si fa subnetting, queste cose bisogna saperle. Comunque non ci saranno domande riguardo a questo, quindi non vi preoccupate. O meglio, molto banali, che saprete rispondere meglio di me, quindi non avrete nessun tipo di problema. Come dicevo, i problemi con l'IPv4 nascono dal fatto che ormai, diciamo, sono pochi gli indirizzi IPv4, soprattutto se parliamo di IPv4 lato WAN, perché anche qua dire che gli IPv4 stanno finendo è inesatto, ma non è vero. Se io parlo di IPv4 lato locale, non stanno finendo, ma è ovvio, ma è ovvio per voi, non è ovvio per uno che studia dall'inizio e dice ma perché? Perché gli IPv4 localmente non sono di fatto in dirittura di fine, no? Perché quelli si possono sempre riutilizzare. Stiamo parlando di IPv4 che usano i provider quando ci comunicano un indirizzo IP pubblico sul nostro router. E di conseguenza quelli sono IP pubblici, no? Non più privati, che tendenzialmente hanno bisogno di una NAT. L'IPv6 tendenzialmente va, diciamo, a limitare questo problema per ora, poi non si sa in futuro, perché è un codice 128 bit, quindi tiene molti più IP, 2 alla 128esima, che è una roba incredibile, e praticamente con l'IPv6 possiamo avere ogni IP pubblico, cioè scusate, ogni IP locale della nostra rete, che praticamente va a essere non mattato nell'infrastruttura WAN. Ok? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente noi con l'IPv6 potremmo evitare la NAT. Solitamente l'IPv6 viene utilizzato dai provider nei loro NAP per comunicare in BGP con gli altri, però tendenzialmente Fastob fu la prima, ancora quando io lavorai al call center di Fastob, c'era la possibilità di attivare l'IPv6. Ancora si parla di, credo, 10 anni fa. Molti di voi lo sapranno molto meglio di me. E l'IPv6, di fatto, oggi è un po' morto, nel senso che è rimasto un po' lì, perché forse hanno capito che lato provider si può utilizzare, ma lato, diciamo, utenti. Come fai a ricordarti un indirizzo 2001.0db8ac10 F01 0FE3 poi 1934 AB3C 0199 accedi al server. Ma cosa vuol dire? Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è questo fondamentalmente il problema. Cioè, come fai a ricordarti un indirizzo così? Impossibile. E quindi viene utilizzato l'app provider in maniera piuttosto automatica per evitare questi problemi, no? Spero che su questo condividerete la mia opinione, perché io un indirizzo così non me lo ricordo neanche se lo studio per 2 giorni. Immaginate tutti i vostri clienti da poter gestire, come fate a ricordarvi? Beh, siamo seri, una roba obbrobiosa. E quindi questo è per quanto riguarda la parte di IPv6. Poi a livello 4 invece abbiamo il livello trasporto, quindi qui abbiamo una serie di servizi che utilizzano determinate porte. Anche qua io mi sono chiesto, no? Io quando studiavo queste cose dicevo, ma non questo corso, ma quando facevo i corsi di CCNA e quant'altro, no? Dicevo, ma perché l'FTP deve usare la 21? Cioè, qual è il senso? Voi me lo dite? Cioè, perché l'FTP deve usare la 21? Non può usare la 2121?
è possibile, no? Allora uno dice, no, ma devi usare la 21 o la FTP. Ma perché? Ci sarà un motivo? Se le porte sono tutte uguali, ve lo chiedo a voi, perché l'FTP deve usare la 21? È una domanda interessante. Perché io, sinceramente, sono arrivato a una conclusione un po', diciamo, ideata da me, però più che altro è il discorso delle porte, no? Delle porte well known. Cioè ci sono delle porte che sono destinate a taluni servizi. Quindi quando noi facciamo port forwarding, perché dobbiamo raggiungere un servizio da remoto, noi lo facciamo, non lo possiamo fare dalle porte 1020, dalla porta 1 fino alla 1024, che sono denominate porte well known. Ok? Ci sono taluni servizi che si prendono queste porte, l'FTP la 21, l'SSH la 22 e la Telnet la 23, non si sa il motivo, ma fa niente, in teoria dovrebbe essere la 22 il Telnet e l'SSH il 23, questo chi ha studiato CCNA eccetera lo sa, poi 25 SMTP, l'80 l'HTTP e quant'altro, quindi sono quelle porte che sono, diciamo, predefinite di default, no? Sono denominate porte well known. Le porte vanno dalla 1 alla 65536. Ok, ci sono diversi protocolli layer 4 come il TCP e l'UDP. Qual è la grande differenza tra il TCP e l'UDP? Il TCP è un protocollo che richiede una conferma di ricezione del dato, mentre invece l'UDP non richiede nulla. Facciamo un esempio pratico. Se io guardo una diretta streaming di una partita e mi perdo un gol, è evidente che quella partita viene trasmessa in UDP. Perché tutto quello che è streaming non deve essere ritrasmesso. Perché sennò io va a finire che una partita di 2 ore ci metto 6 ore a guardarla perché continua a fare retransmission. E ok, ma così ti perdi il gol. Ho capito? Però ti perderai il gol. Però le partite funzionano in questo modo. E funziona in questo modo tutta la parte VoIP, la parte video, quindi in generale, mentre invece la parte TCP è una tecnologia che richiede una ricezione CK, quindi nel caso in cui un client non riceva un dato a CK0, quindi i dati sono stati non ricevuti, quindi li devo ritrasmettere. Okay, quindi questa è la grande differenza tra i due protocolli. Il NAT ovviamente è un altro protocollo interessante che trasmette, diciamo, tramuta gli IP locali in IP pubblici, cioè posso avere un unico IP pubblico assegnato al mio router, al mio gateway, e utilizzarlo su 200 IP, 400 IP locali, perché la NAT mi fa la Network Address Translation per tutti quei dispositivi. E poi ci sono sessioni di livello 5 e 7 di presentazione e applicazione. Altri metriche, altri diciamo protocolli importanti sono le metriche di chiave di rete. Sapete cos'è il jitter? Il jitter è molto importante, perché quando noi misuriamo una, diciamo, capacità di un nostro client di raggiungere un server, ad esempio, locale, oppure facciamo uno speed test su rete internet e quindi raggiungiamo un server WAN, quindi passiamo la NAT, andiamo in un'infrastruttura del provider, abbiamo una larghezza di banda, barra throughput, e una latenza. Ma il jitter è ancora molto importante, se non, oserei dire, il più importante di tutti. Perché identifica la variazione della latenza, quindi del ping, durante la trasmissione. E ovviamente influisce sulle applicazioni in tempo reale, perché ovviamente se noi abbiamo un'applicazione VoIP, stiamo parlando, come in questo caso io sto facendo un webinar con voi, sono in Wi-Fi, tra l'altro, è chiaro che il jitter mi dà l'opportunità di farmi sentire meglio da voi, perché praticamente identifica che la latenza è comunque costante. Ok? Voi mi sentite bene?
oppure mi sentite un po' metallico? Quello è per il fatto dell'algoritmo che, diciamo, tenta di pulire la mia voce, ma in realtà fa il contrario, perché ho una voce piuttosto squillante, quindi... Però fatemi sapere se mi sentite, se mi sentite bene, grazie Umberto. Bene, poi dopo ci sono diversi componenti della rete, come il modem, che diciamo tramuta degli indirizzi in segnale elettrico, che possono essere, diciamo, un modem per quanto riguarda l'internet, quindi il nostro internet service provider, oppure anche modem per le radio, no? Ad esempio, se voi guardate le ambulanze, ad esempio, che si hanno in Lombardia, ad esempio, hanno un display sull'ambulanza, non so se qualcuno di voi fa il soccorritore, che praticamente non fa altro che dalla centrale via radio ricevere in packet alcuni segnali che vengono trasmessi da un modem che sta dentro quel display, che tramuta in codice verde, indirizzo, bla bla bla. Ok, quindi il modem può anche essere in quel tipo lì, oppure può anche essere riguardo alla fibra. Ok, quindi tutto si parla di modem. Mentre invece un router gateway è un dispositivo che già parla di rete locale interna, quindi nel momento in cui devo avere una rete internet da quel dispositivo, posso avere quindi un modem gateway, un modem router. Da qui l'idea di avere modem e router. Agli albori di internet c'era solo il modem, non c'era il modem router, perché c'era solo un dispositivo che doveva navigare. Ora, siccome dobbiamo avere N dispositivi che tendenzialmente devono navigare in internet, è chiaro che bisogna avere anche il router, okay, che fa la NAT. Le reti hanno il DHCP server o il DHCP client, quindi viene inviato un indirizzo che, se è statico, rimane statico, se no va in DHCP. Okay? I DNS invece non fanno altro che matchare una rubrica in internet per dire all'indirizzo www.example.com abbiamo l'indirizzo 93.184.216.119. Molti DNS sono preparati anche in IPv6, pertanto vi danno anche un indirizzo IPv6. Gli switch invece sono, diciamo, utili per collegare access point, videocamere e altri dispositivi che possono essere sia POE ma anche non POE, come gli access point, che possono avere un collo di bottiglia. Cioè, quando noi colleghiamo un access point, questa è una slide super importante, credo che è una delle più importanti del corso, qui vi chiedo massima attenzione, perché può essere una slide stupida, ma in realtà è molto importante. Cioè, parliamo di un collo di bottiglia. Ma questo adesso già. No, aspetta, fermo un attimo. Noi abbiamo una connessione locale a 300 mega e il nostro provider che, sfortuna vuole, ci dà un mega. Noi comunque abbiamo 300 mega di linea. Non è vero, Alessandro? È vero, sì, perché se io qui nella mia rete ho un NAS, ho un server, quando faccio un backup lo faccio come se avessi una 300 mega dalla parte dell'operatore, perché lo sto facendo in intranet localmente. Poi se questo server risiede fuori, in internet va da un mega. Dobbiamo tenere in considerazione che quando, e questo lo potete verificare su tutti i vostri device, che siano Android, no, iPhone no, e Android solo, e anche Windows ovviamente, quando voi vi collegate a una rete Wi-Fi, avete sostanzialmente una velocità di allineamento tra il vostro dispositivo e l'access point. Ok? Dal dispositivo, se voi guardate su un Android, vi viene fuori che sostanzialmente si allinea magari a 433 megabit, oppure come in questo caso 300 megabit, oppure 866 megabit, oppure come nel mio caso 1 giga e 100, è chiaro che quella velocità
non è chiaro, ma quella velocità dovete calcolare il 50%. Quindi se io mi allineo a 300 mega, vuol dire che massimo andrò a 150. Perché si calcola l'overhead Wi-Fi. Questo è importante. Soprattutto quando vi danno l'FTTH, chiamate, dite come mai ho l'FTTH, dovrei avere un giga, vado a 300 mega o 400. Ecco che salgono qua tutti i problemi. Ok, quindi dobbiamo capire queste tematiche per poter capire poi il motivo per il quale ovviamente succedono questi speed test che sembrano lenti, ma in realtà non lo sono. Ok? Poi ci sono diverse tecniche di cablaggio, c'è il cablaggio verticale, quando dobbiamo andare tra un edificio stesso, magari con più piani, e possiamo avere una fibra monomodale o multimodale, oppure un cablaggio orizzontale sullo stesso piano, magari tra uno switch multi-G e access point che supportano anche il 2,5, il 5, il 10 giga su cavo di categoria. Gli switch possono essere di tipo unmanaged oppure gestiti. Gestiti abbiamo gli switch layer 2, in realtà qua ci sarebbe anche layer 2 plus, layer 3 e poi gli smart, o cosiddetti easy smart. Noi abbiamo switch di livello ad oggi, layer 2 e layer 2 plus. I layer 3 per ora non li abbiamo ancora, ma li avremo presto. E quindi sono switch che ad esempio hanno tutta una serie di funzionalità ovviamente di livello 2 e anche di livello 2 plus. Le interfacce dello switch le abbiamo disponibili anche a SFP o SFP plus, quindi che vanno fino a 10 giga. Vedete? Sia su fibra single mode ovviamente che su multimodale. Ovviamente sono switch che possono essere sia PoE che non PoE, per via che ovviamente per questione di costi magari uno non li vuole PoE oppure li vuole PoE. Il PoE lo abbiamo PoE, PoE Plus oppure PoE Plus Plus, che è il nuovo standard che fornisce fino a 71W.3 per porta. Okay? Quando andiamo ad utilizzare un cloud è importante capire che dobbiamo, possiamo, scansionare il QR code dei nostri prodotti e ritrovarceli poi all'interno del cloud per fare la configurazione. Se questi prodotti però non dovessero andare online perché il nostro firewall potenzialmente potrebbe bloccare talune porte in uscita, vedete che come direction abbiamo tutto outbound. Quindi, queste sono le porte che i nostri access point, switch e SD-WAN gateway utilizzano per raggiungere taluni servizi all'esterno. Per creare una Crown Cloud o comunque per la configurazione di Genius Cloud è molto semplice, dobbiamo creare una Crown Cloud, registrare i dispositivi e assegnarli ad una network. Possiamo registrarci su un Genius Cloud anche con diversi sistemi come Google, Facebook oppure chi è registrato all'Genius Partner. E lo stesso possiamo fare anche dall'app Cloud to Go. Per registrare i dispositivi basta scansionare il QR code tramite l'app e assegnarli poi alla rete locale. Oppure inserire il seriale manualmente. Possiamo gestire la rete a livello gerarchico, quindi abbiamo una situazione completamente multi-tenancy, ok? Dove ogni installatore ha le sue organization, che sono i suoi clienti, e ogni organization avrà minimo una network o più network, che sono i contenitori di regole. Le organizzazioni, come abbiamo detto, devono essere, diciamo, per ogni cliente. Quindi ogni cliente deve avere la sua organization e la sua network, minimo una, poi posso averne di più. Le network sono i contenitori di regole.
Gli switch possono essere riavviati tramite un clic sulla porta reset POE, cioè posso, scusate, riavviare il dispositivo che è collegato allo switch se in POE, posso resettare il POE, spegne il POE, lo switch solo su quella porta e lo riavvia, in modo tale da creare... Ecco, questi sono tool di debug che potrei citare nel corso che vi farei. Perché ad esempio, proprio ieri la mia telecamera non si voleva collegare, allora io dal cellulare ho fatto il reset della porta sullo switch e magicamente è tornata su, poi dopo scoprirò perché si era impallata, ma quello è un altro discorso, e quindi questa è la parte di switches. Poi posso avere delle VLAN, ovviamente le VLAN storicamente servono per dividere le reti, no? Quindi inizialmente si dividevano gli switch fisicamente per poter andare a creare più segmenti di rete. Ma posso avere anche un unico switch che va su tre reti diverse e ognuno vede quello che deve vedere. A livello di data link, la VLAN aggiunge 4 byte sulla trama frame Ethernet riguardante l'802.1Q. Ok? E praticamente posso avere 3 switch che si sono collegati da di loro, ma hanno le VLAN gestite su tutti e 3 gli switch, non che sono divisi fisicamente proprio tra di loro. Posso avere anche un SSID, un access point che riceve un SSID untagged e poi altri 2 SSID taggati su magari 2 reti differenti. Come Genius abbiamo 2 concetti fondamentalmente di VLAN, tagged e untagged. Tagged passa tutto, passano i tag, untagged non passano. Importante andare a cambiare anche il PDID delle untagged, no? Sempre per la parte switch possiamo addirittura fare trunking e ovviamente una link aggregation anche, cioè per cercare di portare tra uno switch e l'altro 2 cavi in modo tale da aumentare la larghezza di banda. La creazione della larghezza di banda si può fare anche direttamente dallo switch. Qui dice, è possibile collegare in trunk porte Ethernet o slot SFP, ma non un mix di entrambi, questo è importante da sottolineare. Ok? Quando andiamo a fare ridondanza, possiamo anche tenere in considerazione di fare qualcosa con lo spanning tree. Qual è la grande differenza tra fare qualcosa con lo spanning tree o con la ridondanza? Scusate, con la link aggregation. Con la link aggregation io aggrego 2 link. Quindi nel momento in cui li aggrego ho una maggior velocità. Mentre invece con lo spanning tree creo più rotte tra uno switch verso altri, in modo tale che se una rotta dovesse cadere, posso avere sempre l'altra disponibile. Quindi questo per aumentare la scalabilità, soprattutto in situazioni dove non possiamo permetterci di avere uno switch che ha una rotta chiusa, un topo ha mangiato il cavo Ethernet, qualcuno l'ha tagliato, si è danneggiato, oppure l'hanno tirato questo cavo Ethernet, funziona ma ogni tanto si vede che c'è un falso contatto, ogni tanto va a 10, ogni tanto va a 100, ogni tanto va a 1000, quindi crea un'instabilità. È utile avere un backup sicuramente con lo spanning tree protocol. Posso avere access point, diciamo che si vanno a configurare un po' di postazioni radio SSD per regolare ad esempio le impostazioni sui singoli access point, ma questo vale anche per gli switch.
Ecco, qua le impostazioni radio è un tema molto interessante, qua solo su questa slide potrei parlare 40 minuti, ma forse anche di un'ora, che praticamente va a capire come ottimizzare le impostazioni radio. Le impostazioni radio valgono per ogni network, quindi se io ho un'organization che si chiama Hotel dei Fiori, su questa organization che si chiama Hotel dei Fiori devo avere minimo una network. La network è il contenitore di Access Point e Switch. Minimo una network e su questa network devo avere un'ottimizzazione che mi permetta di capire cosa va andare a modificare o meno. Queste impostazioni radio valgono per singola network. Ok? E qui ci sono tutta una serie di informazioni riguardo al radio settings, ma ne parleremo magari nel webinar che vi dicevo poc'anzi, in modo tale da andare più incisivi, anche perché, ripeto, solo per questa slide e quella di prima potrei parlare, ma io dico un'ora, quindi magari un'ora no, ma non so, per mezz'ora sicuro, quindi non abbiamo molto tempo oggi, però ecco, è utile capire alcune dinamiche. La più importante sicuramente è quella del DCS. Sempre su base network abbiamo la possibilità di creare più profili SSD a 2,4, 5 GHz o 6 GHz, se i nostri access point supportano tale tecnologia, ma l'abilitazione di 5 o più SSD aumenta l'overhead, quindi praticamente i client aumenteranno l'overhead tra l'allineamento tra i client e gli access point. Quindi se quel 50% fatidico di overhead che avevamo parlato prima potrebbe diventare anche il 56-60%. Ok? In realtà non è il 50% all'inizio, è molto meno, intorno al 40%. Però potrebbe diventare il 50% se utilizziamo più di 5 SSID. Abbiamo per ogni SSD una scheda wireless, una scheda SSD con le impostazioni wireless, dove abbiamo la possibilità di utilizzare una specie di criptazione, cioè una specie, la criptazione, quindi una VPA2, la PSK, piuttosto che una VPA personal oppure una enterprise. Attivare o meno il fast roaming è molto importante, soprattutto quando dobbiamo passare da un access point all'altro. Vi ricordo che il fast roaming è disattivo, ok, quindi dovete attivarlo. Noi abbiamo fast roaming di tipo 802.11r, 802.11k e 802.11v. L'importante, scusate, è che quando andiamo a cablare due access point non dobbiamo né metterli troppo vicini oppure né troppo lontani, come in questo caso, che abbiamo un buco tra un access point e l'altro. Abbiamo altri tipi di funzionalità, come il Protect Management Frame. Ecco, questo protocollo lo trovate, come tutti gli altri, quando create un SSD. Questo non ho mai parlato negli altri corsi, ma ve lo dico adesso. L'802.11v, scusate, che di default è disattivo su tutti gli SSD, su tutti gli SSD che create nel cloud, incrementa molto la sicurezza di una rete Wi-Fi. E il motivo è per questo protocollo. Quando ci sono diversi dispositivi su internet oppure anche dispositivi proprio fisici che permettono di hackerare le reti Wi-Fi, ecco, molti hanno come controindicazione questo 802.11v. Quindi parlate bene di attivarlo eventualmente, perché potrebbe proteggervi ulteriormente da attacchi malveoli. Ok? E poi abbiamo l'application analysis, la possibilità di bloccare l'L2 isolation e quant'altro.
La larghezza di banda si può attivare per client o per SSID. È interessante qua capire che per client agisce per ogni client, per SSID invece se ce n'è uno si clicca tutta la banda, se ce ne sono 10 se la dividono. Il Captive Portal con diversi tipi di autenticazione. Quando nel cloud vedete la scritta Pro API, vuol dire che quella funzionalità è in Pro API. Per quanto riguarda invece un tipo di autenticazione che vedete qua, il voucher service, abbiamo la possibilità di creare dei ticket che fanno valere internet per taluni client fino a X giorni, X ore, quanto vogliamo. Al termine di quel valenza del ticket, il client si disconnetterà. E poi altri, diciamo, sistemi di autenticazione come il social login, il Facebook Wi-Fi, l'Active Directory, l'LDAP server e Google LDAP. Ne abbiamo diversi. Sempre con possibilità di personalizzare la splash page, che è molto importante, che permette appunto di personalizzarla in due modalità. O tramite un tool che si chiama VisaVig, che permette di, banalmente qua cliccate, modificate quello che volete, oppure tramite HTML per i più temerari. L'avete mai utilizzata questa splash page? Qualcuno di voi l'ha già utilizzata? Me lo fate sapere, intanto che mi bevo un po' d'acqua, almeno riprendo un po' di fiato. Per i guest, eccezionale. Giusto. Va bene, grazie. C'è anche chi non l'ha utilizzato, ovviamente. Poi una schedulazione sempre su base SSID, dove possiamo andare a spegnere il wifi in determinate fasce orarie. E possiamo anche andare a bloccare i client oppure inserirli nella VIP list. Oppure integrare una splash page esterna per coloro che eventualmente hanno un servizio più professionale, più particolare, quindi vogliono avere sì la Checkpoint Genius, ma vogliono avere una accoppiata con una splash page esterna. La gestione dei firmware è molto interessante perché recentemente magari anche no, però negli ultimi 3-4 mesi è stata aggiunta la possibilità della trial zone che vedremo dopo. Comunque, i firmware si fanno one click, ok? Quindi con un click posso aggiornare il firmware. Posso aggiornarlo tramite la stable, la beta o la precedentemente stabile. Devo avere necessariamente un giorno a settimana in una finestra di un'ora dove devo fare necessariamente gli aggiornamenti. Non posso tirare via un giorno, quindi se è un'azienda che lavora di sera, l'aggiornamento glielo metterò di giorno e viceversa, se è un'azienda che lavora di giorno, glielo metterò di sera. Però di default è impostato la domenica dalle 2 alle 3 di notte. Quindi posso fare con un click l'aggiornamento. La cosa interessante della trial zone è che io posso inserire uno o più dispositivi in trial zone. Dopo 21 giorni si aggiorneranno tutti gli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un tecnico o magari nel mio ufficio due o tre checkpoint, prima faccio aggiornare quelli e li testo e poi faccio aggiornare tutti quelli del mio stabile, che magari sono 50. Oppure possono essere anche 1000, o magari sono 10. Però è interessante capire questa possibilità di trial zone. Come abbiamo detto, siamo multi-tenancy, quindi tutti i clienti possono delegare permessi di admin, viewer o front desk. I permessi vengono dati in maniera molto semplice. Qualora uno dovesse ricevere un permesso, deve prima registrarsi in cloud, no?
perché sennò che password ti inserisce? Questo è ovvio, ma spesso mi viene chiesto, è una delle domande più gettonate. E per inserire multitenancy è molto facile, mettiamo la mail, mettiamo il tipo di permesso che vogliamo inserire, viewer, admin o front desk. La gestione dell'inventario sempre a livello di organization, molto importante sottolineare ancora una volta che avete un anno gratuito di licenza professionale nel momento in cui registrate i vostri dispositivi. Okay? Le licenze possono scadere, a parte che ne abbiamo diversi tipi. Potete prendere licenze anche di un giorno, di una settimana se dovete fare dei test, oppure potete prendere anche licenze di un giorno se avete delle licenze che scadono per un cliente in diversi frangenti diversi, per cercare di avere la scadenza di tutti i dispositivi di quel cliente lo stesso giorno, e non che un dispositivo scade oggi, un altro scade tra 6 giorni, un altro scade domani e un altro è scaduto già ieri. Quindi cercare di avere una licenza di co-license termination che permette di avere tutti i dispositivi, come dicevo poc'anzi, che scadranno lo stesso giorno. Ok? Io direi di fare un quarto d'ora di pausa, così potete sgranchirvi le gambe, ma praticamente abbiamo quasi finito. Abbiamo fatto un po' in fretta oggi, eh? Ci ho dato un po' dentro di più del solito, così vi lascio un po' di domande e risposte alla fine. Allora, che ne dite di fare un quarto d'ora di pausa, così potete magari chiamare qualcuno, andare al bagno, giustamente, o prendervi un bicchiere d'acqua e quant'altro. Quindi, siccome sono le 19:30, direi che possiamo riprendere per le 10:44. 10:44, così alle 10:45 siamo operativi e ripartiamo. Va bene? Allora vi aspetto dopo. Per le 10:44, grazie.
Allora, direi che quasi che serve. Perfetto. Allora, direi che adesso parliamo un po' del monitoraggio. Vediamo qualcuno. Perfetto, grandi che ci siete. Allora, parliamo, come dicevo, del monitoraggio. Quindi, vabbè, abbiamo una dashboard con tutte le informazioni riguardo a gateway, switch ed access point. Anche una dashboard che ci dice un po' l'utilizzo della larghezza di banda. Per access point, per clients e per SSID. Per la parte di switch abbiamo le velocità delle porte, lo stato del PoE e lo stato delle porte e le VLAN. Vedete qua come sono coadiuvate e quant'altro. Nella pagina dei dettagli dello switch possiamo trovare informazioni molto utili come il totale PoE utilizzato piuttosto che l'utilizzo delle porte. Come vedete, in questo caso c'è un problema perché, almeno credo che sia un problema, perché la porta 5 vedete che è in fast Ethernet, è una porta di uplink, quindi qui c'è un problema. Questo è chiaro, no? Da vedere. Questo è uno dei debug che si potrebbero fare. Okay. La vista topologica ci permette di capire in linea, diciamo, interattiva cosa è collegato a cosa. Quindi in questo caso vediamo che abbiamo due ECV120 tra di loro collegati in mesh con un collegamento, devo dire, buono, anzi, qui dice ottimo. E il root access point collegato nella porta 2 delle CS1008P. Possiamo ricevere i report con tutta una serie di informazioni molto interessanti e soprattutto possiamo automaticamente, ovviamente come ho detto poc'anzi, personalizzarli, ma anche inviarli a determinate mail con anche un logo personalizzato, un testo personalizzato. Le notifiche avvisi, molto interessante il fatto di poter ricevere notifiche quando un access point, e vedremo poi nella slide dopo anche uno switch, ma anche un gateway va offline. Vi chiedo, evitate di mettere troppe notifiche perché poi riceverete notifiche inutili che non guarderete mai. Quindi un minuto da access point offline, ricevete una notifica, anche no, mettete 15-30 minuti, in modo tale che quando il cliente e o voi riceverete la notifica, sapete che di fatto sarà una notifica sensata e non uno spam. Lo stesso vale per la parte di switching. Evitate di mettere notifiche con un tempo di notifica piuttosto basso. E lo stesso vale anche per i gateway. Le notifiche si possono ovviamente personalizzare su base network di ogni organization. Abbiamo anche la possibilità di un monitoraggio SNMP. L'altra volta ho fatto questa slide molto velocemente, c'è un cliente che mi aveva richiesto le MIB per l'SNMP e ne è nato qualcosa. Quindi abbiamo le MIB per tutti gli switch e gli access point. Ok? E poi l'integrazione delle API in Pro. Possiamo integrare le API in che modo? Magazzino, scansione QR code o il barcode scanner di un prodotto, me lo ritrovo direttamente nel cloud, pronto per la configurazione. Syslog invece nel momento in cui devo analizzare tutto quello che sta transitando all'interno di un access point e o uno switch.
anche con il traffic log. Il traffic log è compliant a quella che è la normativa di polizia, non so se polizia, comunque il fatto che le strutture ricettive devono tenere traccia dei clienti e soprattutto di cosa hanno visitato i clienti. Tramite il traffic log possiamo avere questo tipo di informazioni. Possiamo inoltre andare a bloccare determinati accessi oppure istituirli nella VIP list. La VIP list è molto interessante perché permette di fare cosa? La VIP list permette, vi faccio un esempio proprio pratico. Noi abbiamo una rete Wi-Fi chiamata Hotel Rete Gratuita. È una rete che può avere o meno un sistema di voucher, che può avere una stampante per poter stampare i voucher o per poter stampare i biglietti dei nostri clienti. L'L2 isolation di fatto isola tutti i client, quindi i client non vedranno la stampante, non potranno stampare. Possiamo istituire la stampante collegata via Ethernet su quell'infrastruttura, di rete, la inseriamo il MAC address nella parte VIP list e magicamente vedremo la stampante. Questo ci fa poter avere, ci dà l'opportunità di avere cosa? Di avere i client che si collegano a una rete Wi-Fi gratuita di un hotel che possono di fatto stampare su quella stampante, anche se di fatto per l'infrastruttura all'L2 isolation attivo, ok? Infatti l'L2 isolation proprio isola i client e impedisce la comunicazione da wireless a wireless, da wireless a cablata, ok, dei client. Come vi dicevo all'inizio riguardo alla parte di random MAC, cioè di MAC address, scusate, a partire da iOS 14 e Android 10 è stata aggiunta la possibilità del random MAC address, quindi il fatto che i dispositivi non utilizzino più il proprio MAC address per comunicare all'interno della e delle reti, lato Ingenius possiamo inibirlo. Quindi nel momento in cui un client vuole, e di default è sempre attivo, utilizzare Random MAC, riceverà un disclaimer che può essere personalizzato per dirgli: guarda che stai utilizzando Random MAC, se hai iOS devi fare così per poterlo disabilitare, se invece hai Android 10 o superiore devi fare così per disabilitarlo. Questa cosa dà mica molta noia a dispositivi come il voucher service, comunque tutte autenticazioni che si basano sulla base MAC address? Assolutamente sì, quindi è importante capire questa cosa e cercare di andare ad inibirla per i vostri clienti. Avete avuto, diciamo, richieste riguardo al MAC address? Sapete cos'è il random MAC? Fatemelo sapere nella chat. Roberto, Andrea, Marchi, Andrea, Sammaso, fate sapere. Giuseppe, non state ascoltando? Io vi vedo. Adesso tutti attenti quando vi ho chiamato. Va bene. No, questo è importante, eh? Random MAC è una delle cose più importanti. Cioè, se qui non avete capito, abbiamo un problema, perché il random MAC, ripeto, è molto interessante, vi limita una serie di problemi, tanti, anche devo dire. 10 problemi, 8 ve li limita il random MAC, quindi questa slide è importantissima, ma io l'ho già detta, andiamo avanti. L'autenticazione a due fattori, possiamo abilitare la two-factor authentication in modo tale da, tramite un
un'applicazione Google che si chiama Google Authenticator. Una volta che accederemo al nostro cloud, non dobbiamo solo inserire la mail e la password, ma anche un codice token che viene semplicemente modificato ogni volta, ogni tot secondi, in modo tale da incrementare la sicurezza. Abbiamo praticamente finito con quasi mezz'ora di anticipo, Claudio sarà super contento, però facciamo qualche domanda. Per quanto riguarda gli strumenti di diagnostica, questo non è il webinar dedicato, però diciamo abbiamo tantissimi strumenti di diagnostica che collego anche al fatto di prima di avervi chiesto cosa ne pensavate se dovessi fare un webinar proprio dedicato a questa parte. Quindi la parte, come diceva Nicolino, del radio settings, unitamente alla parte di diagnostic tool, unitamente alla parte di client timeline, che ahimè è in pro, e poi un'altra serie di cose, costruiscono un webinar vertente quando il cliente ci chiama e ci chiede: non mi va la rete wifi, è lenta, ho problemi, possiamo andare a fare una sorta di debug. Okay. Debug di che tipo? Possiamo sapere se stanno transitando e quanti pacchetti stanno transitando all'interno del nostro switch, selezionando una porta, e se ci sono degli errori. Anche qua, cliente vi dà problemi. Quando sono in ufficio sempre problemi. Che checkpoint ci sono? C'è la checkpoint 12 e il 26. Vado dentro, controllo, vedo che probabilmente ci sono dei CRC error, vedo che già ci sono dei problemi. Allora cosa faccio? Faccio il test del cablaggio e vedo che magari ogni tanto le porte, che lo faccio più volte ovviamente, non sono crimpate bene. E allora da lì posso capire alcuni problemi. L'altro giorno ho crimpato un cavo che mi serviva per fare dei test e ne andava a 10 mega o 100. Praticamente l'ho crimpato con dei plug che dovrebbero tagliare il cavo Ethernet in eccesso una volta inserito all'interno del plug, in modo tale da lasciarlo pulito, ma di fatto non lo tagliano. Allora l'ho tagliato manualmente io con un cutter, ma ho creato un cortocircuito tra due coppie. L'ho trovato tramite questo cable test, infatti ho detto adesso glielo porto al webinar perché è incredibile. E praticamente con una lima l'ho limato e è andato a posto, quindi ho tolto il loop tra due coppie. Però è interessante capire che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A me me la dava sulla 5, 6, quindi sono andato a vedere sul plug, ho contato, ho detto più o meno è lì. Allora gli ho dato una limata e è andato a posto. Ecco, quindi per dirvi che prima andava in fast Ethernet, adesso andava in gigabit. Però giusto per dirvi che gli strumenti di debug ne abbiamo a disposizione talmente tanti che veramente è incredibile. E questi sono tutti disponibili da remoto, questa è la cosa bella, perché vi permettono di, diciamo, insomma, cercare di risolvere i problemi prima di andare dal cliente, no? Tutto da remoto, perché i vostri clienti non è che sono tutti dietro l'angolo. Magari ci avete clienti che sono a 200 km o 300 km, e quindi è chiaro che, insomma, diventa anche comodo, no? E poi anche tutta la parte di sapere la client list, l'art table, cioè cosa è collegato su uno switch. E vi ricordo, poi ci sono altri strumenti di debug, ma come vi dicevo anche all'inizio, dovrei fare un webinar a riguardo, secondo me è molto interessante. E abbiamo 40 domande, 40 minuti, 3 tentativi in totale. Se fallite l'esame dovete richiedere ad academy@engenius.it per ulteriori tentativi. Oppure lì sotto trovate la mia mail, vedete qui. Osterina, perché non mi fa il puntatore? Eccolo. Vedete qua la mia mail, alessandro.monieri@engeniusnetworks.eu, oppure potete scrivere anche a Claudio. Ieri un cliente mi ha scritto: Ale, ma ho fallito i 3 tentativi, ma quanti errori posso fare?
Allora, in realtà sono 10, ma ogni domanda ha un peso diverso, quindi potrebbe essere che ne fate 12 o potrebbe essere che ne fate 9 di errori, ok? Su 40 domande avete 40 minuti. Va bene. Io con questo ho concluso, con una bella mezz'oretta d'anticipo questa volta, direi che ci siamo. Adesso inizia andare come dico io. Bene. Allora, qualcuno che ha problemi con la registrazione o l'esame, che vuole vedere come si fa l'esame sul sito dell'Academy, ve lo faccio giusto vedere al volo, se avete piacere. Anche se ovviamente dovreste già avere tutto disponibile, perché all'inizio vi ho chiesto e eravate quasi tutti registrati. Comunque questo qua è il sito dell'Academy, academy.ingenius.ai, e da qui, facendo il login, potete accedere al vostro esame. Dicevo, qui potete fare l'esame, ok? Avete tutte le varie certifiche che vedete qua sotto. Quando oggi abbiamo fatto le CNP, no? Quando trovate la certifica, ci cliccate e accederete a questa pagina. Se non avete ancora iniziato la certifica, qua troverete al posto che continua Enroll for free. Ok? Basta che ci cliccate e accederete alla certificazione. E poi fa studiate tutto, diciamo, i vari file per andare a studiarvi tutta la certifica. Ok? Perfetto. Allora, se non ci sono domande, lascio un attimo la parola a Claudio e poi possiamo concludere. Eccomi qui. Sì, allora io vi ringrazio di aver partecipato a questo webinar, vi informo che ho registrato comunque la sessione, quindi se vorrete rivederla nel follow up riceverete il link al nostro canale YouTube, dove trovate tutti i webinar che abbiamo fatto assieme a Ingenius, ma anche quelli fatti direttamente come Alias. Nella mail troverete comunque riportata anche la promo che attiva in questo momento ed è valida fino al esaurimento scorte su una vasta gamma di access point, sia cloud che on-prem, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, quindi dategli un'occhiata perché comunque è interessante e non è a scadenza, non è una scadenza a tempo, ma fino a esaurimento scorte. La prossima sessione è fissata per il 26 di giugno assieme a un corso del quale riceverete nei prossimi giorni comunque tramite le nostre newsletter o tramite i nostri canali o vi contatterò anche direttamente io, diciamo quelli che sono i dettagli del corso in presenza che faremo al Centro Italia, sperando che qualcuno di voi sia in zona per poter partecipare. Ringrazio Alessandro di tutto quanto, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie Claudio, grazie a tutti. Buona giornata, ciao ciao.